Avete fatto il pieno di tacos? Preferireste mangiare un topo di sentina piuttosto che un altro hamburger? Venite a saziarvi di pesce a volontà dall'olandese sfrigolante! È dell'altro tè freddo che vi occorre? Ok. Salpate alla volta dell'olandese sfrigolante! Signor, sì, capitano. Marge, noi andremo a quel ristorante. Ma credo di essere allergica al pesce. L'ultima volta che ho mangiato i gamberetti mi si è serrata la gola e mi sono venute le convulsioni. Gamberetti. Spiacente, i nostri piatti sono tutti a base di pesce. E per ciò che riguarda il pane, anch'esso contiene pesce? Certo. Meno male che ho delle mentine nella borsetta. Ottima scelta. E per il signore? Tutto a volontà, tutto a volontà. D'accordo. Quando volete, portate il vostro piatto a... Per favore, il portaviavande, no! Quell'uomo ha mangiato tutti i nostri gamberetti e due aragoste di plastica. Costui non è un uomo, è una macchina divoratrice priva di pudore. Sei rintocchi, è ora di chiusura. Non parlo quando mangio. Abusato secondo dovere, dico io. Ehi! Ma insegnati, c'è tutto a volontà! Mi batterò per questa cosa. Oh, ti prego, no, fallo per me. Spiacente, Marge, è la meta della mia vita. Sono come quello lì, quell'uomo lì spagnolo, quello che ha sbattuto contro i mulini a vento. Don Quixote? No, non è quello. Tutto a volontà. Signor Simpson, questo è il caso più sfacciato di pubblicità fraudolenta dall'ultima mia causa intentata contro il film La storia infinita. Secondo lei possiamo fare causa? Da Homer, io non uso la parola eroe molto spesso, ma... Ma lei è il più grande eroe della storia americana. Era una notte senza luna, buia come la pece, quando fuori dalla bruma uscì una bestia più stomaco che uomo. Ehi! Così disse ai miei nostromi, rinforzate l'albero di mezzana! Capitano McAllister, è vero che di fatto lei non è un vero capitano? Sì, signore. Vostro onore, vorrei mostrare alla corte esattamente quanti gamberetti ha ingurgitato il signor Simpson. Avanti, ragazzi! ...1800 lettere, tutte indirizzate a mani di forbice. Voi state cercando il processo contro Lorena Bobbite nell'aula accanto. Eh? Signora Simpson, è vero che una volta suo marito ha ingerito un sacco di farina da 5 chili perché non ha trovato altro cibo disponibile? Sì, ma è stato... Avete udito? Scusate, c'è una pizza per... Eccomi qui. Signora Simpson, cosa avete fatto lei e suo marito dopo essere stati estromessi dal ristorante in questione? Siamo andati quasi dritti a casa. Signora Simpson, lei è sotto giuramento. Beh, abbiamo girato fino alle 3 del mattino in cerca di un altro ristorante di pesce, tutto a volontà. E quando non siete riusciti a trovarne uno? Siamo andati a pesca. Questo, secondo voi, è l'atteggiamento di chi ha mangiato tutto a volontà? No, certo che no! Quello potevo essere io! Homer, ho una proposta per lei bella e buona. Su, Marge, fatti guardare in faccia dalla gente. Venite a vedere il pozzo senza fondo, l'errore più crudele di madre natura! Venite per il fenomeno, rimanete per mangiare! Oh, è orripilante! Ho sentito che è un gorilla depilato.